24 gennaio del 1976 sul ring di Las Vegas. George Foreman, con una sola sconfitta da professionista, quella che gli era costata il titolo mondiale contro Muhammad Ali, nello storico combattimento svoltosi a Kinshasa, Zaire. Ron Lyle, sempre un uomo molto pericoloso, avanti con gli anni nella carriera, iniziata tardi a causa della lunga detenzione. Terza ripresa, incontro previsto sulla distanza dei 12 round. Commento originale che ricevo in cuffia è quello di Howard Cassell e di Ken Norton, le immagini della ABC che ha trasmesso a quel tempo in diretta questo incontro. Io ricordo di aver visto trovandomi a Filadelfia per un torneo di tennis, gennaio 1976, anno in cui Connors sconfisse Bjorn Borg in finale a Filadelfia. Ma questo ha poco da vedere con la box. Lyle col destro. Due momenti di grossa difficoltà per Foreman nel primo round, per Lyle nel secondo. Foreman ha capito che deve affidarsi di più al jab sinistro. Ha una tecnica più completa Foreman, anche se Lyle è tutt'altro che un cattivo pugile. Col gancio sinistro Foreman. Cerca aperture Foreman, tocca col destro alla figura, di nuovo ancora segno al corpo, sempre col destro Foreman. Lyle in the corner against the ropes. But then again, Howard, I think Lyle is playing possum. He's trying to wait for Foreman through a right hand. Foreman si trova a fronteggiare un uomo sulle corde, un tema che non è riuscito a risolvere a Kinshasa in quella famosa notte quando Muhammad Ali lo ha proprio contratto, svolgendo un ottimo lavoro sulle corde, un lavoro difensivo che poi si è tramutato in un eccellente lavoro offensivo nell'ottava ripresa, quando Ali ha battuto Foreman per KO. Un KO in parte anche psicologico di un Foreman irretito dalla personalità dell'avversario in quell'occasione. Due sinistri seguiti da un destro da parte di Foreman, sempre in un angolo Lyle, che però non è in difesa passiva. Tocca col destro Lyle, cercando di alleggerire la pressione. Sinistro e destro di Foreman ancora. Terza ripresa favorevole a Foreman. E ora siamo nel quarto round. Destro dritto di Lyle. Kenny, you're right. He's been using that right beautifully over Foreman's left. That is very effective. And Howard, we just found out for sure that the second round was only 2 minutes long. That's correct. Chet Forty, our producer, retimed the second round in our track. Lyle all over. Lyle, il destro in difficoltà Foreman al tappeto. Il destro di Ron Lyle è andato a segno. Poi Lyle ha fatto seguire questo colpo da una serie a due mani. George Foreman al tappeto. Nella terza ripresa. Lyle cerca di sfruttare il momento favorevole. Prova ancora il destro. The man who knocked out Ken Norton, the man next to me in Caracas, Venezuela, in the second round. What's happened to him? Well, in the 15 months since Zaire, he's been relatively inactive, except for that charade in Toronto against the frightful Todd. Si scambiano pugni terribili al centro del ring, i due pugili, ormai abbandonata ogni prudenza. Foreman sempre in difficoltà, comunque riesce a piazzare colpi terribili, e il destro di Foreman. Ron Lyle al tappeto.
alternativa incredibile di emozioni. Ora è Ron Lyle al tappeto. Ha abbandonato ogni prudenza Lyle nel tentativo di finire il match. Lo ha incrociato con il destro Foreman ed è toccato ora a Lyle andare al tappeto. Di nuovo Foreman in avanti col sinistro, ancora contro le corde Lyle. Sembra in pieno controllo della situazione Foreman. Lyle in difesa quasi passiva. Tocca col sinistro più volte Foreman. Manca un destro Lyle, ma incrocia col sinistro l'avversario. Incredibile, ha mancato un destro ma poi è andato a segno col sinistro Lyle, che sembrava sul punto di crollare. Ora di nuovo Foreman in difficoltà, il destro, il sinistro, ancora il destro, montante destro, ancora il sinistro, montante destro ancora, Ron Lyle reagisce con un sinistro Foreman, incredibile, è al tappeto sul destro di Lyle, di nuovo al tappeto Foreman. Una sequenza di emozioni quale raramente si può vedere sul ring, e conclusione di una quarta ripresa nella quale si è visto veramente di tutto. Chiaramente ecco qui riproposte, guardate il montante destro di Lyle, poi il destro di Foreman, il sinistro di Foreman, ma il destro di Lyle incrocia Foreman ed è Foreman al tappeto per la seconda volta nel quarto round, mentre c'è stato un knockdown di Lyle tra i due knockdown di Foreman, quindi tre knockdown nel quarto round. Due grossi momenti di difficoltà, uno nella prima ripresa per Foreman, un altro nella seconda ripresa per Ron Lyle, uno degli incontri più drammatici di tutti i tempi sul ring di Las Vegas, George Foreman contro Ron Lyle. Si combatte con selvaggia violenza ed è la quinta ripresa. Spinge lontano l'avversario Foreman col sinistro Lyle, montante destro mancato di un soffio da Lyle, poi a segno con una serie a due mani Foreman. Foreman ha una tecnica più ortodossa, ma Lyle ha un destro micidiale. Col sinistro Lyle, due volte col gancio sinistro, Ron Lyle. Ancora in difficoltà Foreman. Ancora col sinistro Lyle. Ancora in difficoltà George Foreman, ex campione del mondo. È incredibile come possano andare avanti dopo essersi scambiati colpi così duri, questi pugili. Il gancio sinistro di Lyle, di nuovo. Appoggia un braccio alle corde, è evidentemente stanco Lyle, col jab sinistro a ripetizione Foreman. Il destro, lancia un sinistro per la disperazione Lyle, poi un destro alla figura. Montante destro e gancio sinistro di Ron Lyle. Poi di nuovo il destro di Lyle. Poi il destro di Foreman. Ancora il destro dritto di Foreman. Retrocede Lyle. Col sinistro a ripetizione. Crolla sulle corde Lyle. Foreman. Foreman sempre a segno. Non riesce più a difendersi Lyle. Sinistro, destro, una serie di colpi terribili, si abbatte su Ron Lyle. Potrebbe fermare il match l'arbitro, crolla al tappeto, viso in avanti Ron Lyle. In un match davvero incredibile. Il conteggio. Non mi pare che ce la faccia a rialzarsi Ron Lyle, è il definitivo KO.
KO alla quinta ripresa a favore di George Foreman in uno degli incontri più spettacolari, più incredibili che si siano mai disputati. Come avete potuto vedere, le immagini non sono straordinarie, nel senso che sono un pochino rovinate, ma malgrado questo abbiamo pensato opportuno farvi vedere questo incontro perché, ripeto, è stato a mio parere uno dei più straordinari che si siano mai visti. E adesso è arrivato il momento delle news, vale a dire delle novità pugilistiche dei ring di tutto il mondo, a cura, come sempre, di Mario Giambuzzi. Apriamo con uno dei thailandesi dal nome impronunciabile, ovvero Sirimonkol Singmanasak, che sabato sul ring amico di Phuket ha conservato la corona dei Gallo WBC mettendo KO al quarto round lo spagnolo Javier Campanario. Sabato è andato in scena anche il mondiale dei massimi leggeri WBO. A Zurigo lo svizzero Stefan Hangern è stato sconfitto ai punti, 2 giudici contro 1, dal campione in carica Ralf Rocchigiani, tedesco d'origine italiana. Sempre sabato, il francese Hassine Sharifi si è confermato padrone dell'europeo dei medi. A Swadling Court, in Inghilterra, il pugile di casa Neville Brown ha messo al tappeto il campione nella prima e nella terza ripresa, ma è stato fermato dall'arbitro nel sesto round. Martedì a Nagoya, in Giappone, match pari tra il thailandese Yoktai Sit-Oar e lo sfidante giapponese Satoshi Iida. Due giudici hanno optato per la parità, mentre il terzo ha assegnato 3 punti di vantaggio allo sfidante. Il campione Sit-Oar ha così conservato la cintura per la terza volta. Mike Tyson, in attesa della rivincita con Evander Holyfield prevista il prossimo 28 giugno a Las Vegas, si sarebbe sposato alcuni giorni fa con Monica Turner, la pediatra che lo ha reso padre l'anno scorso, con la nascita della piccola Reina e che aspetta un secondo figlio. Lo ha annunciato mercoledì il Washington Post. Il matrimonio sarebbe stato celebrato con rito musulmano nella villa di Bethesda, nel Maryland, di proprietà dell'ex campione dei massimi. Per Tyson sarebbero le seconde nozze, dopo quelle tumultuose, con l'attrice Robin Givens. Chiudiamo con lo statunitense Riddick Bowe. L'ex campione dei massimi ha deciso di abbandonare l'attività per venire incontro alle richieste della moglie e della madre. Papà di 5 figli, Bowe ha vinto gli ultimi 2 match disputati contro il polacco Golota solo grazie a 2 squalifiche, ma dopo aver subito una severa punizione. Bowe, che lo scorso gennaio aveva seguito solo per pochi giorni un corso di addestramento dei Marines, farà il commentatore per la pay TV statunitense HBO. Siamo in chiusura, quindi io prima di lasciarvi vi ricordo il nostro indirizzo che ormai dovreste conoscere. Ad ogni modo, Viale Europa 59-20093 Cologno Monzese è l'indirizzo tradizionale, poi c'è naturalmente quello del sito internet. È tutto per la puntata di oggi, io vi ringrazio di avermi seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Tele Più 2.